Buongiorno ad Angelica Breda, lei è assessore al comune di Alanno. Tra le sue idee Buongiorno. sono quelle alle politiche giovanili e agli eventi. Come hanno vissuto i giovani di Alanno il periodo del lockdown durante la fase 1 dell'emergenza Covid-19? Buongiorno a tutti, buongiorno Fabio. Intanto ti ringrazio per la possibilità di esprimere un parere dopo questa pandemia. Allora, devo dire che siamo stati abbastanza fortunati perché i giovani di Alanno hanno capito che, insomma, c'era un'emergenza in atto, c'era il bisogno di cambiare in qualche modo le loro abitudini. Abbiamo cercato di far pesare il meno possibile, ecco, per quanto fosse possibile, insomma, cercare di allietare un po' la situazione che si stava creando. E hanno risposto in maniera molto positiva, devo dire, sono stati in gamba, hanno capito che, insomma, dovevano cambiare un po' le loro abitudini, quindi abbiamo un po' riscoperto il valore, devo dire, metto in primis anche la mia persona, abbiamo riscoperto un po', un modo di socializzare diverso, che non era quello del contatto, ecco, quindi sono partite le varie chiamate su Skype, su WhatsApp, insomma, abbiamo cercato di riunirci in qualche modo in maniera diversa, anche magari facendo gli aperitivi via internet, ecco. Abbiamo dato la possibilità, voglio ringraziare anche le associazioni, perché abbiamo dato la possibilità di attivare un servizio, anche noi l'abbiamo chiamato Promuoviamo lo sport a casa, quindi abbiamo dato la possibilità a diverse associazioni di fare dei video con i giovani di Alanno e non solo, di mandarli e poi di pubblicarli sulla pagina ufficiale del comune. Quindi abbiamo cercato un po' di intrattenere non solo i giovani, abbiamo intrattenuto anche i bambini, insomma, i più piccoli, insomma, li abbiamo coinvolti facendo fare loro dei disegni. Insomma, abbiamo cercato di tenerli un po' occupati, anche se purtroppo, è stato abbastanza, insomma, difficile, ecco, anche per me. Però hanno risposto positivamente tutti. Devo dire, siamo orgogliosi dei giovani di Alanno e non solo. In estate il vostro comune ha presentato sempre molte iniziative ed eventi. Cosa si potrà fare quest'anno? È una domanda che, insomma, mi rattrista parecchio, perché abbiamo cercato di, insomma, in 2 o 3 anni abbiamo cercato sempre di riempire il calendario in una maniera veramente fitta. Quest'anno mi piange il cuore, ma abbiamo deciso di non fare nulla, anche per rispetto, insomma, delle vittime, e quindi abbiamo deciso di non fare nulla, ecco, di rispettare purtroppo la situazione e quello che è successo. Cercheremo sicuramente di riprendere, insomma, ecco, una vita normale. Non sarà più una vita normale sicuramente, io sono pienamente consapevole di questo. Cercheremo un po' di reinventarci, ecco, quindi magari quest'estate cercheremo di riappropriarci un po' delle nostre vite, cercheremo un attimo di fare chiarezza, e poi magari, insomma, l'inverno ci aspetta e cercheremo di recuperare quello che non possiamo fare, insomma, quest'estate. Quindi mi dispiace, ma è una decisione sofferta questa, però è doverosa, sinceramente. Purtroppo è così, quest'anno è così. Abbiamo parlato appunto dei giovani. In questo momento come stanno vivendo questa ripresa di vita sociale, anche seppur, come diceva lei, con le nuove abitudini da considerare? Allora, devo dire che il paese sta rinascendo.
veramente mi rende felice vedere ragazzi nei parchi, vederli nei bar. Era una sensazione che insomma non provavamo da tempo e darla per scontato non è giusto, ecco, quindi non è una cosa scontata. Stanno ripartendo piano piano, abbiamo riniziato con le attività anche sportive, all'aperto chiaramente, quindi abbiamo dato la possibilità alle associazioni che avevano voglia di ricominciare. Abbiamo dato la possibilità di ricominciare all'aperto, quindi dando insomma loro gli spazi aperti, quindi campetti, piazze. Quindi si sta piano piano ripartendo, il paese si sta piano piano risvegliando e siamo fiduciosi, ecco. Cerchiamo di vedere il lato positivo, se c'è un lato positivo in questa emergenza purtroppo, però piano piano insomma ripartiremo e ci riprenderemo quello che è nostro, ecco, la vita sociale, giusto così. Anche un semplice caffè risulterà più buono, ecco. Devo fare un ringraziamento doveroso non solo ai cittadini di Alanno che hanno brillantemente superato questa pandemia, ma devo fare un ringraziamento soprattutto ai dipendenti comunali, perché di loro non avremmo avuto la possibilità veramente di fare nulla. Quindi devo ringraziare tutti indistintamente, anche i miei colleghi amministratori, ringrazio Mirella, la segretaria, tutti veramente, perché grazie a loro che siamo riusciti a superare questo periodo di forte emergenza. Quindi a loro e ai cittadini di Alanno va veramente un abbraccio virtuale ed un ringraziamento immenso, perché come dico sempre io, da soli vado da nessuna parte. Quindi grazie, grazie veramente. Ringraziamo Angelica Breda, Grazie a assessore al voi. Comune di Alanno. Grazie e buon lavoro. Grazie.